Ufficializzata questa mattina a Francavilla al Mare la giunta Russo, il neo sindaco ha infatti nominato i nuovi 5 assessori, compreso il primo cittadino. Sono ben 4 le donne in giunta, un vero e proprio record. Sindaco, una giunta rosa, 3 assessori oltre al primo cittadino. Sì, una giunta rosa, devo dire che insomma, sono molto contenta di questa scelta perché è un segnale che diamo alla città, ma non è venuto da sé proprio perché avevo da scegliere tra consiglieri nominati e comunque le competenze spesso le ho ritrovate anche nelle donne, quindi non è stata la scelta di dover far prevalere per forza la donna perché credo che la competenza avesse la priorità. Questi gli assessori con le principali deleghe: Williams Marinelli della lista Antonio Luciani e il nuovo vice sindaco con la delega ai lavori pubblici. Io credo che tutte le deleghe siano importanti e vadano prese con impegno e con sacrificio. Questo è quello che ho promesso in campagna elettorale e questo è quello che ho promesso al sindaco, che ringrazio per avermi anche dato questa delega da vice sindaco. L'impegno da parte mia sarà una costanza sicuramente e spero di essere all'altezza di questo ruolo. Leila Di Giulio, lista Antonio Luciani, politiche sociali, istruzione, polizia locale, pubblica sicurezza. Valeria Spacca, Alleanza Democratica, con l'ambiente, la transizione ecologica e l'agricoltura. Cristina Rapino del Partito Democratico ha avuto le deleghe al turismo, cultura, politiche giovanili. Domenico Iorio, insieme siamo Francavilla, con le deleghe del bilancio e programmazione. Al sindaco Luisa Russo sono invece rimaste le deleghe dell'urbanistica, demanio, politiche comunitarie, porto e grandi opere, contenzioso, personale, commercio e SUAP. A Francesca Buttari, la più votata, con 485 preferenze, dovrebbe andare la presidenza del Consiglio Comunale.